Lo scrittore Philip Dick ha lasciato l'America solo una volta, nel 1977, per partecipare in Francia a un convegno sulla fantascienza, divenuto leggenda. Il soggetto di questo discorso è un qualcosa che è stato scoperto di recente e che potrebbe non esistere affatto. Senza mai allontanarsi dalla sua casa in California, questo scrittore ha immaginato mondi straordinari, pieni di scienza, religione e filosofia. Scomparso nel 1982, lascia 45 romanzi e 120 racconti che lo pongono al fianco dei più grandi scrittori come Kafka, Orwell o Asimov. Potrei parlare di qualcosa che non esiste, quindi mi sento libero di dire tutto oppure niente. Come un personaggio dei suoi romanzi, Dick annulla il confine che separa il reale dall'immaginario, il presente dal futuro. Dalle sue pagine arrivano autentiche visioni, disastri ecologici, realtà artificiali, società controllate, robot distruttori o servizievoli. Il cinema si è nutrito della sua opera, adattando numerosi suoi titoli come Blade Runner, Minority Report o Total Recall. L'opera di Philip Dick parla di noi, del nostro presente e del nostro futuro. Come molti altri, sono diventato un fan di Dick semplicemente leggendo uno dei suoi libri. Se ne leggi uno, poi devi leggerli tutti. Così mi sono ritrovato a perlustrare i negozi di libri usati della zona di San Francisco e con grande difficoltà ho trovato quasi tutto, la gran parte dei suoi romanzi e le sue raccolte di racconti. Li ho letti e poi ho scritto un saggio che parlava del suo lavoro. E incredibilmente mi ha chiamato. Ho alzato il telefono e ho sentito: «Ciao, sono Philip Dick». Mi ha detto che aveva apprezzato molto il mio saggio. Gli ho chiesto se avrei potuto incontrarlo e sono andato a Santa Ana, in California, dove abbiamo parlato a lungo del suo lavoro e anche della sua vita. Non ho mai pensato che la fantascienza avesse minor valore rispetto alla letteratura alta. Già al liceo avevo cominciato a lavorare su una storia di fantascienza che ancora conservo. Ma la mia era una posizione piuttosto curiosa. Leggevo fantascienza fin da quando avevo 12 anni e mi piaceva davvero molto. Voglio dire, ne andavo pazzo. Ma nello stesso tempo leggevo anche ciò che leggeva la comunità intellettuale di Berkeley, come ad esempio Proust oppure Joyce. Quindi venivo a trovarmi contemporaneamente in due mondi che di solito non si incontrano mai. Quando Philip Dick creava le sue opere, la fantascienza era considerata un genere minore. Gli autori scrivevano per un centesimo a parola. Philip sarebbe stato felice durante tutti gli anni 50 e 60 se l'avessero pagato 2 centesimi a parola. Erano storie stampate su carta di cattiva qualità, è per questo che venivano chiamate pulp fiction. Le copertine erano scabrose, con mostri dagli occhi in fuori che attaccavano belle donne semisvestite. Ed è lì che Phil ha trovato un canale per i suoi pensieri, per ciò che sentiva riguardo al mondo. Dopo il liceo ho iniziato a lavorare a tempo pieno in un negozio di dischi. E lavorando 6 giorni a settimana non mi restava molto tempo per scrivere. Mi sono sposato a 19 anni. E subito ho iniziato a sentire che la fantascienza era molto importante. C'era quell'aspetto misterioso dell'universo che poteva essere trattato attraverso di essa. Adesso mi rendo conto che quello che sentivo allora era un mondo metafisico, una specie di regno invisibile, fatto di cose viste per metà con poteri soprannaturali. Era il Tupper & Reed Record Store e lui lavorò lì fino ai primi anni 50. Un giorno si bloccò. Ebbe una specie di crisi di panico o un attacco d'agorafobia. A quel punto decise che doveva scrivere a tempo pieno. Ha lasciato il negozio e si è messo a scrivere. Non è stato affatto semplice.
La strada è stata lunga, ma la fantascienza mi ha offerto la possibilità di pubblicare il genere di cose che io avevo in testa. Ho riletto Noi marziani poco tempo fa, ed è esattamente ciò che io volevo scrivere. Il mondo di una persona che viene invaso da qualcuno che proviene da un altro mondo. Philip cominciò a scrivere un gran numero di racconti di fantascienza. Li inviava a destra e a sinistra e riceveva sempre la stessa risposta: rifiutato, rifiutato, rifiutato. Credo che Rogue sia il primo racconto di fantascienza che abbia venduto. Rogue, la mia prima pubblicazione, è l'esempio perfetto di ciò che stavo cercando di fare. L'idea è di Jung, non mia. Mostravo ogni persona con un mondo diverso, composto in massima parte da materiale proveniente dalla sua stessa mente, fantasmi che il personaggio non riconosce come tali. E questo è un pensiero che non mi ha mai lasciato. Guardando l'opera di Philip Dick, si può notare come egli ripeta gli stessi concetti racconto dopo racconto, trovando sempre variazioni. A volte è una valigia che parla come uno psichiatra, a volte è una macchina a gettoni a farlo, a volte è la porta a prescriverti una terapia. La porta rifiuta di aprirsi e dice 5 centesimi, prego. Di nuovo lui fruga nelle sue tasche. Nessuna moneta, niente. Dal cassetto accanto al lavandino, Joe Chip prende un coltello in acciaio inossidabile. Con quello comincia sistematicamente a svitare il congegno portasoldi di quella porta insaziabile. «Ti denuncerò», dice la porta appena caduta la prima vite. «Non sono mai stato denunciato da una porta», risponde Joe Chip. «Ma credo che riuscirò a sopravvivere». Gran parte del suo lavoro è davvero divertente. Ci sono scene davvero spassose in molti dei racconti di Dick. Lui non ha mai cercato la popolarità, non voleva scrivere bestseller. Scriveva semplicemente quello che voleva. Anche se lui aspirò sempre a scrivere letteratura impegnata, ha sempre provato a scrivere letteratura alta. Negli anni 50 scrisse 11 racconti di questo tipo che non sono mai stati pubblicati. Nessuno li ha voluti. Mentre stavo comprando la mia prima storia pubblicata, qualcuno mi disse: «Leggi questo genere di roba?» Gli risposi: «Amico, non solo la leggo, ma la scrivo pure». Le persone mi dicono: «Ma perché non scrivi qualcosa di serio? Perché scrivi fantascienza? Scrivi roba seria?» Con questo intendono importante. Guardando indietro, dico che ho fatto del mio meglio. Ho scritto i racconti più profondi e ricchi di fantasia che io potessi scrivere e li ho mandati in giro per il mondo, sperando che alla fine riuscissero a trovare il loro pubblico. Philip scrisse una quarantina di romanzi, dei quali 35 vanno dal buono all'eccellente e 5 sono da dimenticare. Beh, in ogni caso direi che si tratta di un'ottima percentuale. Il popolo si sta rivoltando. Credo che saranno qui tra poco. Se distruggono quel maledetto cannone, l'onore sarà salvo e voi non dovrete partire. Non distruggeranno quel cannone. Una delle cose più avvilenti riguardo alla fantascienza di bassa qualità è che sempre quando ci mostra il futuro, che sia avvenuto un cambiamento sociale o un apocalisse o un qualsiasi altro evento, essa ti mostra soltanto pochi personaggi, il grande fratello nemico e il protagonista che lo combatte. Tu non riesci mai a vedere la gente comune, a percepire in che modo le loro vite siano cambiate. Philip Dick è differente. Guarda alle persone comuni e a come i cambiamenti vanno a influire sulle loro esistenze. Direi che Philip Dick non ha creato horror. Piuttosto ha saputo descrivere molto bene quella inquietante sensazione di scoprire che tutte le nostre certezze sono costruite sulla sabbia. Philip Dick non aveva paura di esplorare le sue angosce. E lui era un uomo che ne aveva di terribili. Conduceva un'esistenza da americano medio. Ma tutti sappiamo che non c'è difesa contro la tremenda
sensazione di avere un mostro sotto al letto, o piuttosto nell'armadio. Alcuni dei più grandi autori di fantascienza, come Ray Bradbury, Stephen King, Isaac Asimov, conoscevano tutti benissimo questa massima. Le cose vanno troppo bene. Le paure nella mia testa sono potenti, come un esercito invasore. Possiamo davvero parlare di realtà? Io credo sia questo il cuore del problema. Ciò spiegherebbe questa sensazione che ho di passare le mani attraverso la materia, per esempio il mio timone di bordo come questa mattina. Questa sgradevolissima impressione che niente attorno a me abbia sostanza, che io viva in un mondo di fantasia. Io ho sempre detto che lui scriveva capolavori, ma che sfortunatamente la sua esistenza era l'opposto. Volendo essere gentili, la sua vita era un disastroso susseguirsi di crisi, una dopo l'altra, senza sosta. Scrivendo i suoi libri, lui riusciva a trovare una via di fuga, il che rappresenta un lusso per la maggior parte delle persone. In sostanza, credo si possa dire che lui non corrisponda ad alcun profilo diagnostico, perché in realtà soffriva un po' di tutto. Fondamentalmente era molto depresso, ma dall'altra parte c'era il suo lato creativo. La notte, scrivendo nel suo appartamento, manteneva il controllo del suo mondo. Ma quando usciva e si doveva confrontare con il quotidiano, prendere un autobus o andare a un ristorante, lui semplicemente non era capace. Certamente soffriva di agorafobia. Lasciato solo, finiva per rinchiudersi nel suo appartamento. Benvenuto, Phil! Benvenuto! Il suo appartamento era la via di fuga. Era l'ultimo fortino di Philip Dick. Non amava affatto uscire. Era una persona che viveva dentro la sua mente, una persona che si era costruita negli anni un suo meccanismo protettivo, perché il più delle volte non riusciva a comprendere il mondo che sta fuori. Il tipo di persona che si autoesclude dalla società e che si limita a osservarla da lontano, senza partecipare. Viveva in una lotta continua, eppure nello stesso tempo ha prodotto tantissimi lavori. La scrittura era ciò che lo sosteneva. Uno dei romanzi che ha scritto più in fretta, da quello che ho capito, fu Le tre stimmate di Palmer Eldritch, perché lo scrisse in uno scomodo capanno in fondo al suo giardino. Lì dentro non solo buttò giù molto velocemente l'idea, la trama e tutto il resto, ma ebbe anche strane esperienze, come quando vide in cielo un occhio enorme mentre stava rientrando a casa. Tornò al capanno e mise l'occhio nel romanzo. Lui incorporava letteralmente nei romanzi le esperienze che gli capitava di vivere. Penso che fosse questo il suo modo di scrivere. Le cose gli arrivavano, e per questo leggerlo è così emozionante, perché sei con lui mentre vive e scopre il libro che sta scrivendo. Quasi che immagini la storia in quel momento e che non sappia neanche lui dove va a finire. Questo è anche il motivo per cui alcuni suoi lavori sono molto difficili da seguire. Nei primi anni 60, Philip è sposato con Anne Dick e Anne ha tre figlie da un matrimonio precedente. Le ragazzine erano già abbastanza grandi da giocare con le bambole Barbie. Lui le osservava giocare con le bambole e fu proprio il loro gioco a ispirare il modo in cui la gente del futuro avrebbe giocato nel suo romanzo Le tre stimmate di Palmer Eldritch. You made
I coloni di Marte usano droghe per proiettarsi in una realtà virtuale in cui vivere come bambole. È questo il modo in cui i coloni marziani riescono a evadere dalle loro esistenze miserevoli, giocando alle bambole. Sappiamo che Philip era solito assumere una notevole quantità di droghe, soprattutto anfetamine. L'azione contemporanea delle droghe che prendeva, delle medicine che prendeva e persino della vitamina C, tutto ciò facilitava l'apertura della sua mente e gli faceva vedere ciò che si cela dietro al mondo reale. Non ho mai pensato a lui come se soffrisse di qualche disagio cerebrale. Non vedo nessuno degli indizi che normalmente cercherei. Philip creava tutto da solo, non aveva bisogno dell'LSD. Ero pagato così poco al libro che dovetti scriverne una gran quantità. In un periodo ho pubblicato 16 romanzi in 5 anni. Io avevo una moglie molto costosa, bambini estremamente costosi. Scrivevo come un matto e l'unica maniera per riuscire a farlo era prendere le anfetamine che mi ero fatto prescrivere. Buttavo giù 60 pagine al giorno. Alla fine ho smesso di prenderle. Negli anni 60 non l'avrei detto in giro. Prendere droga era molto popolare e io lasciavo credere che assumevo molto acido, quando in realtà l'ho preso solamente 2 volte. Phil aveva 43 anni e io ne avevo 18, ma a me sembrava un piccolo bambino smarrito, e in effetti lo era. Quando l'ho conosciuto, lui era a pezzi, solo, senza alcun vero legame, a centinaia di miglia di distanza da San Francisco, dove aveva immaginato di trascorrere tutta la sua vita. Io e Phil vivevamo insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E molto velocemente ci siamo ritrovati con un figlio. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Francamente è molto difficile vivere con un uomo che non esce mai di casa. Mai. E dato che era uno scrittore, non aveva nemmeno dei colleghi, dei contatti di lavoro, stava sempre lì, seduto davanti alla macchina da scrivere. Non c'è che l'immagine televisiva alla fine, l'illusione del piccolo schermo, e dietro regna un altro gruppo, un corpo costituito. Ma costituito da chi? E come hanno fatto i suoi membri ad acquisire il loro potere? Da quanto lo possiedono? Potremo mai scoprirlo? Ci siamo arrivati così vicini. Vicini a sapere tutto quello che sta accadendo davvero. La realtà dietro l'illusione. I segreti che ci sono stati nascosti per tutta la nostra vita. Era impossibile vivere con lui, ma anche con me. Quindi credo che fosse una partita tra pari. Le donne erano importanti per Phil, nel senso che andava sempre verso di loro, ma tratteggiava femmine morenti, malate, inabili. Un po' quella che noi definiamo la sindrome del soccorritore, come ad esempio un bagnino che è addestrato per salvare le persone che stanno annegando, ma se qualcuna resiste, non esita a colpirla e metterla KO. Philip era in un certo senso un salvatore che non aveva imparato l'ultima fase, quella in cui la persona vi trascina a fondo. Adesso lo metto vicino a suo padre.
Vedrete, ne cerco una giusta. Ecco, mettete la barba a Edgar e avrete Phil. Mio padre era stato un marine nella Quinta Armata. Quando tornò dalla guerra, io ero ancora un bambino. Mi facevo mostrare spesso il suo equipaggiamento militare, che includeva la maschera antigas. I suoi occhi sparivano e anche il suo volto. Mi parlava della battaglia della Marna, tutti gli orrori che aveva attraversato. Raccontava a un bambino di 4 anni cosa volesse dire partecipare ai combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Nel volgere di un breve istante, il volto di Ted Walton aveva perso tutta la sua familiarità. Cominciò a irradiare una luce glaciale, inumana, dietro la quale si intravedeva una massa tremolante e informe. I suoi occhi erano indefiniti, scavati all'indietro, come se un'arcaica lucentezza fosse proiettata su di loro. Dell'aspetto ordinario e rassicurante di uno stanco marito di mezza età, in una frazione di secondo, non restava più nulla. Sia io che Phil volevamo allontanarci dai nostri vecchi amici e dalle nostre famiglie. Sentivamo troppa differenza con queste persone che ci erano vicine. E in particolare Phil aveva grossi problemi con sua madre, problemi che risalivano alla sua prima infanzia. Lui sentiva che lei gli attribuiva la colpa per la morte della sua sorella gemella. Per tutta la vita Phil sentì di esistere solo a metà, nel senso che una parte di lui era morta. Quella parte era già stata seppellita e giaceva sottoterra in una tomba. Quello che è molto interessante in tutto ciò è che lui sapeva che c'era nelle colline del Colorado un posto che attendeva proprio lui, perché la tomba originale nella quale Jane fu seppellita nel 1929 aveva inciso il nome della bambina sopra, con accanto uno spazio vuoto per accogliere quello di Phil. E alla fine, quando Phil è morto, è stato seppellito accanto a sua sorella. Accade spesso nei miei lavori che una ragazza dai capelli scuri si presenti davanti alla porta di casa del protagonista e gli dica che la sua vita è allucinata e che c'è qualcosa di fasullo in essa. Beh, tutto questo alla fine è capitato a me. Speravo che i suoi capelli sarebbero stati neri. Avevo l'esatta percezione di come mi sarebbe apparsa e di cosa avrebbe detto. Il piccolo viso a forma di cuore appariva duro sotto il velo da vedova che formavano i suoi capelli neri. Per via del suo strano trucco, appariva quasi un arlecchino. Gli occhi sottolineati da un forte tratto nero, le labbra viola e rosso. Un accostamento di colori che le donava un'aria da bambola, irreale, nascosta dietro la maschera creata sul suo volto. Nella sua testa lei era la ragazza dai capelli neri. Per tutta la vita Phil è andato in cerca di quella che lui aveva chiamato la ragazza dai capelli neri. E se guardi alle donne che gli sono state accanto, ti accorgi che sono tutte più o meno di quel tipo. Probabilmente lei incarnava la sua idea di come sua sorella Jane sarebbe diventata. In effetti, non smise mai di cercarla. La sua sorella perduta, il grande vuoto della sua esistenza. E questo deve averlo fatto sentire irreparabilmente solo. In alcuni racconti è Rachel, in altri si chiama diversamente, ma è sempre lo stesso tipo. Ha le stesse caratteristiche, è la stessa donna. Mia sorella è tutto per me. Ho il terrore di essere separato da lei, con lei, senza di lei. È un'oscillazione. A volte la sento dentro di me, a volte fuori, ma io l'ho perduta. Lei è apparsa. Era una totale sconosciuta. E mi è informato di questa cosa, che alcuni dei miei lavori di finzione sono, nel senso letterale del termine, reali. Un paio di volte ho provato a spingere sui legami familiari, la sua infanzia, la sua educazione, e lui iniziava a parlare di sua madre che era comunista, di loro che vivevano a Berkeley. Ma se ti avvicinavi al punto, si arrestava, come a dire, non voglio raccontare altro. Ed era davvero deciso.
Metteva delle barriere molto forti attorno a certi argomenti. Altri lo eccitavano e diventava come pazzo. Un po' come il cubo di Rubik. Lo muovi ed escono fuori sempre nuove facce. Viviamo in una realtà programmata da computer. E l'unica chiave, l'unica possibilità di accesso che abbiamo a essa si verifica quando una variabile viene cambiata e si produce un'alterazione della nostra realtà. Allora avremmo la sconvolgente impressione di vivere il presente. Molto spesso nei libri di Phil ci sono questi simulacri. Un personaggio si accorge di essere una macchina, oppure ignora che qualcun altro sia una macchina. C'è una sequenza classica in Noi marziani, dove uno dei protagonisti sta parlando col direttore della miniera in cui lavora e di colpo realizza che quell'uomo potrebbe essere una macchina. Tanto che gli sembra quasi di veder girare gli ingranaggi. Tutto ciò si basa su un episodio capitato nell'infanzia di Phil, quando egli pensò che una delle sue professoresse fosse una macchina. Un giorno stavo osservando la mia professoressa mentre farneticava con la sua voce gracchiante e di colpo ho avuto l'impressione che non si trattasse affatto di un essere umano, ma di una creatura meccanica e che tutto d'un tratto la sua testa sarebbe caduta e avrei visto all'interno gli ingranaggi. Da quando quell'idea mi è entrata in testa non sono più riuscito a liberarmene. Chi sei tu? Qual è la tua essenza? Almeno una dozzina di romanzi di Philip Dick hanno a che fare con questo argomento. Quali sono i confini dell'individuo? Questo androide ha la pelle di silicone e, ovviamente ci sono dei meccanismi all'interno che gli consentono alcune espressioni facciali. Poi abbiamo anche sviluppato un software, un prodotto specifico, che serve a darci la possibilità di controllare i movimenti delle labbra. Cosa vuol dire essere umano? Cos'è che ci rende tali? È forse l'empatia a farlo? Proprio nel cacciatore di androidi, noi troviamo che la gente che uccide i replicanti è di fatto molto meno umana dei replicanti stessi, perché non mostra alcuna empatia. Questi androidi, in molti modi, dimostrano di avere più anima di alcuni degli umani presenti nei suoi libri. Non è che parlano in modo meccanico. La maggior parte di loro, nei suoi romanzi, è umana, come in Blade Runner, che prese proprio spunto da Il cacciatore di androidi. Blade Runner non parla di androidi, per niente, assolutamente. Parla di noi, in modo molto intelligente. Date un'altra occhiata a voi stessi come genere umano e qual è la risposta? Che cosa pensate di essere? Chi credete di essere? Vi sentite belli, adorabili e brillanti, forse? Qual è la parte più brutta del vostro corpo? E Phil dice, è il cervello. Ed è proprio lì che noi siamo, nelle nostre teste. È lì che siamo umani. Il cuore, d'accordo? Lo stomaco, sì, certo. E il sesso, ovvio. Ma è nella mente che riusciamo a essere totalmente stupidi o assolutamente interessanti. La proiezione tridimensionale è stata assolutamente convincente. Ma era davvero una proiezione, una finta? Come essere sicuri? Accidenti, Grunberg. Ti rendi conto che tutto questo mondo potrebbe essere solo un'esposizione? Che tu e tutti gli altri individui che lo popolano potreste non essere reali? Oggetti da mostra. La produzione lo invitò a Los Angeles e Dick ebbe la possibilità di visitare il set del film. Rimase sconvolto. Poi gli mostrarono alcune scene girate e il suo commento fu: «È fantastico! Come se avessero preso le immagini direttamente dal mio cervello». Mi chiedo come avrebbe vissuto il successo. Ha avuto l'infarto poco prima dell'uscita di Blade Runner.
Sarebbe dovuto arrivare in limousine insieme a Harrison Ford la sera della prima. Quando si dice il destino. Phil non è stato uno scrittore normale, di quelli che cercano gloria e fortuna. Non era così. Lui scriveva per varie ragioni, per trovare un equilibrio nella sua vita. Proprio non riesco a immaginare se fosse vissuto più a lungo come avrebbe potuto gestire il successo. La visione allucinata del mondo di Philip Dick, con una società in cui la tecnologia non è affatto positiva o portatrice di felicità, ha ispirato numerosi film dopo la sua morte. Blade Runner, che è un adattamento ufficiale di uno dei suoi romanzi, ha fatto nascere un genere particolare chiamato il tech noir, a cui appartengono pellicole come Terminator o Matrix. In questi film, la tecnologia è considerata come una forza oscura da combattere. E molti dei film hollywoodiani usciti dagli anni Ottanta in poi offrono proprio questa visione della tecnologia. Tutto questo in aperto contrasto con la visione ottimista e gioiosa che esisteva nel momento in cui Philip Dick scriveva le sue opere. Lui è stato un dissidente in un mondo di utopia tecnologica. Il primo lancio americano di un satellite, sferico, diametro di 15 centimetri, peso di 1,5 kg, è stato esaminato dagli scienziati e dichiarato pronto. Le telecamere del mondo intero sono puntate su Cape Canaveral per il lancio del Vanguard TV3. Se guardate la letteratura popolare o la televisione di quegli anni, è una continua celebrazione dei trionfi della tecnologia. Philip non aveva niente a che fare con ciò, non era il suo mondo. Qualcosa non aveva funzionato in uno dei sistemi automatici di difesa spaziale. Il ciclo di reazione era stato alterato e nessuno poteva arrestarlo. Ci sarebbero state guerre e morte, certo, ma per errore non c'era l'intenzione. Nessuna ostilità verso i nemici. Le forze lassù non erano bramose di vendetta, non avevano ragioni, erano vuote, assenti, completamente fredde. Non era politica, era un guasto, un cortocircuito. Era il caso. Il termine fantascienza non è del tutto appropriato. Sarebbe stato meglio definirla storia speculativa, perché noi siamo continuamente ossessionati dall'idea di come la storia avrebbe potuto essere differente tanto da proiettare questo concetto nel futuro. Da come i cambiamenti potrebbero trasformare la nostra storia intesa come popolo, come specie o anche come singoli individui. Philip Dick era uno dei migliori in questo, esplorava sempre ogni alternativa. Cosa sarebbe successo se qualcosa fosse stato differente? Per esempio, se nazisti e giapponesi avessero vinto la guerra, come nel suo famoso libro La svastica sul sole. Uno dei romanzi più famosi di Philip Dick, di certo il più conosciuto mentre lui era vivo, è La svastica sul sole. Oggi noi siamo abituati ai mondi alternativi o a qualche cosa che accade e ci proietta in un universo parallelo. All'epoca in cui lui scrisse il romanzo, nei primi anni 60, tutto ciò non era affatto comune. Il periodo in cui lui creò le sue opere, tra i primi anni 50 fino ai primi anni 80, è un'epoca di grande predominio americano nel mondo. Un dominio netto, pressoché incontrastato. Philip Dick presenta gli Stati Uniti come un paese vinto, rassegnato, profondamente sconfitto e occupato. E non era la solita storia di occupazione in cui c'è una resistenza che combatte contro l'invasore cattivo, che è un'idea che a noi piace, quella di l'idea che se i nazisti ci occupassero, se i comunisti o magari i robot prendessero il controllo del paese, ci sarebbe sempre qualcuno pronto a combattere contro di loro. Nel mondo di Philip Dick non c'è alcuna resistenza. Forse il governo Goebbels starà per cadere, pensò nel momento in cui lo facevano salire all'interno della Daimler dello Stato Maggiore dell'SS.
Ma che importa? Anche se Goebbels viene deposto e l'operazione Dente di Leone annullata, poco cambia. Le camicie nere, i membri del partito esisteranno ancora, con tutti i loro progetti. Se non in Oriente, da qualche altra parte, magari su Marte o Venere. Possiamo solo sperare e tentare. Non viviamo in un mondo ideale, un mondo in cui è facile avere una morale, perché è possibile sapere, in cui comportarsi bene diventa naturale. Gli voleva mostrare che ciò che fecero i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale non era stato un caso unico e che tutto ciò sarebbe potuto accadere di nuovo altrove e più specificatamente negli Stati Uniti, soprattutto dopo la brutale uccisione del presidente Kennedy. L'una e 25, il corteo si dirige verso il centro. La morte è a 6 minuti di distanza. Philip era un uomo molto empatico. A differenza della maggior parte di noi, quando accadeva qualcosa di tragico, lui reagiva in maniera forte. Aveva compreso in pieno l'importanza dell'assassinio di Kennedy, dell'omicidio di Sadat. Sapeva che sarebbe stato versato altro sangue. I dimostranti protestano contro il coinvolgimento americano nella guerra del Vietnam. Marce, raduni e manifestazioni. Central Park è il punto di partenza della manifestazione diretta al Palazzo delle Nazioni Unite. Si stima che sia composta da circa 125.000 persone, tra studenti, casalinghe, dottori e uomini d'affari. Phil era decisamente contrario alle azioni in Corea e Vietnam. Erano definite operazioni di polizia perché non erano guerre ufficiali, ma invece si trattava di guerra vera e propria. Una volta che eravamo ai grandi magazzini Ramparts, lui firmò una petizione in cui affermava che non avrebbe pagato le tasse finché i nostri ragazzi non fossero tornati dal Vietnam. E probabilmente è per questo che finì per attirare l'attenzione di alcuni organismi di Stato che lo presero un po' di mira. Tutti quelli come me, cresciuti facendo parte della controcultura di Berkeley, diventammo soggetti da tenere d'occhio durante l'amministrazione Nixon. Ed è impossibile dire quante delle nostre paure fossero ingiustificate. Non accettare gli slogan, i partiti organizzati e le religioni può essere di per sé un credo tanto forte da renderci pronti al sacrificio. Pensavo di non credere a nulla, ma adesso mi rendo conto di avere un credo molto forte. Philip Dick non era un attivista nel senso militante del termine, non andava nelle piazze a dimostrare e protestare. Lui però vedeva bene tutte le ingiustizie dell'America e fece tutto quello che era in suo potere, scrivendo nella sua piccola stanza, tutto solo, i suoi romanzi e le sue storie. La polizia una volta mi disse che ero un crociato e che non avevano alcun bisogno di crociati. Non mi hanno detto in che cosa consisteva la mia crociata. Io avevo quasi paura di chiedere per che cosa stavo combattendo. Mi hanno consigliato di lasciare il paese, altrimenti qualcuno avrebbe potuto spararmi alla schiena, o anche peggio. Ho preso molto sul serio il loro consiglio. Ho lasciato gli Stati Uniti e sono andato in Canada per un po'. Comunque, non ho mai capito quale fosse la mia crociata. Credo che avesse a che fare con la scrittura. Io non penso che fosse paranoico. Certamente era molto sospettoso. Non si fidava del governo. Aveva avuto problemi con la polizia. Credo che fosse con le Pantere Nere giù a Oakland. E comunque lui era vicino alle posizioni dell'estrema sinistra, contraria alla guerra. Esistevano quindi dei motivi concreti per i quali non fosse ben visto dal governo. Io e Phil avevamo un poster con su scritto: il fatto che io sia paranoico non esclude che tu voglia farmi la pelle. E in realtà è vero. Se leggi i suoi romanzi c'è sempre qualcuno intrappolato e c'è ogni sorta di macchinazione in atto sui personaggi che ne vengono influenzati e non controllano più niente. È lì, agente! Presto! Presto, presto, è lì! Hanno forzato la mia porta, hanno controllato il mio archivio, hanno prelevato delle carte. Io ho visto il mio dossier della CIA, ho visto il dossier dell'FBI. A parte il fatto che dentro la mia casa mi basta controllare le registrazioni delle olocamere e posso conoscere molto in fretta ogni attività, cosa ciascuno abbia fatto, quando lo abbia fatto e probabilmente anche perché, me stesso incluso. Io posso controllare tutte le stanze
24 ore su 24. Assicuratevi che non abbiano un sistema di sorveglianza a circuito chiuso. Le telecamere sono dislocate sopra ciascuna entrata. Ne troverete anche nelle zone che espongono gli articoli più costosi. Attraverso i suoi scritti, Phil sembrava metterci in guardia rispetto al controllo dello Stato, che è sempre più invasivo, su come veniamo sorvegliati tutto il tempo. Ci mandava degli avvertimenti. La domanda è, era cosciente di fare ciò o si trattava solo di un gusto, di uno stile? Nel mio recente romanzo Un oscuro scrutare, un agente della narcotici finisce per indagare su se stesso e addirittura per fornire ai suoi superiori rapporti contro se stesso. Philip Dick ci ha presentato un mondo in cui tutte le figure che rappresentano l'autorità mentono in continuazione. Lo vediamo in tutti i suoi romanzi. Io penso che stesse cercando di metterci in guardia. Seduto nella sua stanzetta, battendo i tasti della macchina da scrivere, ci manda un avvertimento, ci predice il futuro. Un po' come un I Ching, ci dice: attenti ragazzi, non fatelo. Se Philip Dick fosse vivo oggi, io penso sarebbe inorridito nel vedere quante delle sue cupe visioni si sono realizzate, sia riguardo al tema del controllo sociale, sia per quanto concerne il disastro ecologico. Nella penultima verità, egli presenta un mondo in cui l'umanità si nasconde sottoterra perché sa che in superficie infuria la guerra atomica. La gente è tenuta nel sottosuolo. Non per produrre soldati da impiegare nella guerra che è terminata subito dopo una breve battaglia, ma per fare dei robot che servono alla classe dirigente che abita grandi ville sulla superficie. Perché il mondo non è davvero contaminato, è una menzogna. È una grande bugia che sia scoppiata la guerra atomica, che la superficie della Terra sia ridotta a una landa desolata e che tutti debbano nascondersi e vivere sottoterra. La stessa bugia della guerra in Iraq, questa enorme menzogna che ci hanno dato a bere insieme ad altre del nostro governo e anche degli altri governi. La gravità di questo momento è determinata dalla gravità della minaccia che le armi di distruzione di massa dell'Iraq pongono sul mondo. Fra poco, disse a se stesso, farà talmente caldo che nulla potrà evitare di squagliarsi. Ricordò il giorno in cui la sua collezione di 33 giri si era fusa in un blocco compatto. Era all'inizio del secolo, in seguito a un guasto temporaneo del sistema di refrigerazione. Nello stesso istante, ogni pappagallo, ogni uccello Ming venusiano del palazzo era caduto al suolo, morto. Io e voi possiamo svegliarci e dire: accidenti, che sogno strano. O magari: ho avuto un terribile incubo. Credo che Phil non distinguesse bene tra il sognare e l'essere sveglio. Spaventerebbe a morte chiunque il non sapere se si sta sognando o se si è invece nella realtà. Guardami, guardami. Positivo per Howard Marx. Signor Marx, su mandato del distretto precriminale, la dichiaro in arresto per il futuro assassinio di Sarah Marx e Donald Dubin, che avrebbe dovuto avere luogo oggi, 22 aprile, alle ore 8 e 4 minuti. Deve venire con noi. In Minority Report, il governo dispone di 3 mutanti precognitivi che hanno la capacità di prevedere gli atti di violenza che accadranno nel futuro. In pratica, questi precog dicono: la tale persona sta per commettere un reato. Quindi la polizia interviene e impedisce il crimine prima che accada. Ma
Potrà mai la preveggenza dei crimini nella vita reale divenire così precisa come Philip Dick la descrive in Minority Report? Gli siamo alle calcagna, non può sfuggirci. Esiste un programma denominato PredPol, Polizia Precognitiva, col quale i servizi di polizia analizzano le statistiche di ogni zona della città, di ogni singolo quartiere, per prevenire l'accadimento di un crimine. Questo sistema è già operativo ed è stato testato in varie città con risultati molto positivi. Analizzando le condizioni sociali e molti altri fattori, il sistema suggerisce di rinforzare la sorveglianza nel tale quartiere, il tale giorno. E pare che la faccenda stia funzionando piuttosto bene. Avendo potuto utilizzare nelle ultime 12 settimane questo nuovo sistema di polizia precognitiva, posso dire che ho assistito a una costante diminuzione del crimine nella zona di mia competenza. Secondo me il sistema è realmente efficace perché aiuta a coordinare tutte le forze presenti nella nostra area e ci permette inoltre di concentrare i nostri effettivi nei luoghi specifici in cui c'è più bisogno. Io credo molto in questa tecnologia e penso che diventerà nel prossimo futuro uno strumento sempre più importante nella lotta al crimine. Dio mio, la mia vita, o forse meglio dire la mia esperienza, è esattamente la trama di una dozzina di romanzi e racconti che ho scritto. I finti ricordi, la finta identità, non sono altro che un personaggio di Philip K. Dick, incredibile. Una via di mezzo tra impostore, tempo fuor di sesto e il labirinto di morte. Qualcosa anche di Ubik, direi. Valis ci metteva in guardia attraverso Phil, usando Phil come se fosse un medium, riguardo alle conseguenze delle nostre azioni, che è un aspetto interessante, che farebbe di lui quasi un profeta. In particolare un profeta da cui scaricare informazioni da altri luoghi per suggerire all'umanità i comportamenti da non seguire. L'ultima cosa che mi disse fu di quel fucile psiconeutronico che avrebbe potuto salvare il mondo. Mi disse che gli scienziati si riunivano tutti ad Amsterdam e che lo avevano invitato. Lui sembrava molto convincente e a un certo punto ricordo che ho pensato: scommetto che se apro la sua borsa ci trovo un biglietto aereo per Amsterdam. Le persone sostengono di ricordare le loro vite passate. Io dico di ricordare una vita presente molto diversa. Non conosco nessuno che abbia affermato lo stesso concetto, ma credo che la mia esperienza non sia unica. Il fatto davvero unico è che io abbia voglia di parlarne. Phil era affascinato dall'idea del tempo ortogonale. In altri termini, un tempo che si svolge perpendicolarmente. Quindi noi ci troviamo su una linea e il tempo corre perpendicolarmente rispetto a noi, finché a un certo punto le due linee si incrociano. Si sovrappongono per un istante e lui, a quanto pare, aveva provato qualcosa, un'esperienza, una sorta di contatto con gente che abitava una dimensione temporale diversa dalla nostra. Loro affermavano di venire dal nostro futuro e cercavano di porre rimedio a qualcosa accaduto nel loro passato. Era lucido, lucido nel senso letterale del termine, perché vedeva attraverso la nostra realtà un'altra realtà. E il percepire questa seconda realtà può averlo fatto effettivamente diventare un po' matto. Ma se aveste visto il mondo nel modo in cui lo vedeva lui, non sareste diventati anche voi un po' matti? A volte mi domandavo se stesse collaudando qualche nuova trama su di me, oppure se fosse davvero matto. In realtà non l'ho mai capito veramente. Mi teneva sempre sulle spine. A quel tempo non avevo idea di cosa stessi vedendo. Non assomigliava a niente che avessi sentito descrivere. Ricordava l'energia plasmatica, aveva colori forti, si muoveva in fretta, si è raccolta e poi si è dispersa.
Phil andò convincendosi che la voce nella sua testa, questa presenza che già lo aveva accompagnato per tutta la sua vita, avesse finito per manifestarsi pienamente in quelle che lui chiamava le sue esperienze 2, 3, 74, in ciò che chiamava Valis o intelligenza artificiale o anche Sofia. In effetti gli aveva dato diversi nomi. Nel 1974 mi è apparsa, nel momento più buio della mia vita, un'epoca in cui provavo una sofferenza indescrivibile e non vedevo alcuna luce di speranza, mi è apparsa una visione meravigliosa che ha placato tutto il senso di orrore che avevo per il mondo. Per questo potere divino che avevo sempre sentito come padrone di questo mondo, un potere crudele, sfrenato, cieco, insensibile, distruttivo e maligno. Ricordo di aver ricevuto la chiamata di sera. Credo fossero le 7 o forse le 8. Mi disse che lo stavano interrogando e che gli occhi e la sua visione lo stavano tradendo, che il tizio che lo interrogava continuava a ripetergli che lui non voleva vedere la verità o non voleva vedere l'oggetto della loro discussione. Allora gli ho detto: hai bisogno urgente di aiuto medico. Smettila di intellettualizzare, bisogna che ce ne occupiamo seriamente. E lui mi giurò che l'avrebbe fatto. Tessa è stata testimone di alcune straordinarie esperienze capitate a Phil. Ha visto accendersi la radio con la spina staccata. È ovviamente possibile che anche lei soffrisse di allucinazioni, ma allora ci troveremmo davanti ad un disturbo psicotico condiviso. È stata la prova che mi ha convinta che tutto ciò aveva realmente avuto luogo. Io sono l'infinità del vuoto, e tu mi conosci per quello che sono. Credi a ciò che hai appena visto? Accetti che dov'è l'infinito ci sono io e dove sono io c'è l'infinito? Sì, ho risposto. Allora Dio disse: poiché le vostre ipotesi sono in numero infinito, è lì che io sarò. Uno dei maggiori elementi di prova riguardo alle precognizioni di Phil è una lettera che lui stesso scrisse nel... ho qui la data precisa, vediamo bene. Il 9 maggio del 1974. In una nota a piedi pagina scrive questo: sono rimasto sveglio fino alle 5 del mattino ieri notte. Ho fatto qualcosa che non avevo mai fatto prima. Ho ordinato all'entità di rivelarmisi. Ho trascorso un periodo di veglia, poi, tra una serie di immagini ipnotiche, mi è apparsa una scena terribile. Ferma, ma non immobile. Un uomo giaceva morto, la faccia schiacciata a terra in un salone, tra un tavolino basso e il divano. È esattamente così che lo hanno ritrovato i paramedici, il giorno che lo hanno portato all'ospedale, quando è morto. E io non riesco a spiegarmelo in nessun'altra maniera, se non che lui aveva visto il suo futuro. Non vado volentieri in ospedale, ma quando ho saputo che aveva avuto un infarto, sono saltato in macchina e sono corso là. Non che credessi di poter fare qualcosa, ma mi è sembrata la cosa giusta. Sì, è stata dura. Stai lì a guardare un gigante che è appena caduto e vedi il letto d'ospedale, i tubi, i fili, i suoni delle macchine. E ho pensato, non è questo il vero Phil? Chissà dov'è adesso il vero Phil. Quello che mi faceva più male era che lui non era più in grado di parlare, ma io vedevo bene che aveva voglia di dirmi qualcosa. Allora ho rimediato una matita, una penna e un blocchetto di fogli di carta. Ma il suo braccio era immobilizzato da una stecca. Così non ho mai saputo di cosa volesse parlarmi. Ma lui aveva davvero qualcosa da dire. Voglio dire che bisogna tenere conto che siamo fatti di polvere. Certo, non è molto incoraggiante, ma considerandola una sorta di brutta partenza, non ce la stiamo cavando troppo male. Personalmente ho fiducia che anche in questa schifosa situazione in cui ci troviamo,
riusciremo a farcela.